Sono state ore di grande apprensione per la comunità di Montesano sulla Marcellana per la scomparsa di Vincenzo Grieco, cinquantenne, residente a Tramutola e ritrovato pochi istanti fa ad Arena Bianca. L'uomo si era avventurato nella giornata di ieri in un'escursione con la sua moto da cross, una delle sue grandi passioni tra le aree montane del Monte Romito e Campolongo. La situazione è degenerata nel tardo pomeriggio quando una fitta nebbia ha avvolto la zona, limitando drasticamente la visibilità e ostacolando il suo rientro. Prima di perdere il contatto, Grieco era riuscito ad allertare sia la moglie che i vigili del fuoco, segnalando la difficile situazione in cui si trovava. Le operazioni di ricerca si sono subito attivate con il massimo impegno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e del comando provinciale di Salerno, coadiuvati da 3 unità cinofole e dai droni per la perlustrazione aerea e personale specializzato. Un supporto fondamentale è stato fornito anche dai membri dell'associazione Off-Road Monte Romito di Padula, guidati da Vincenzo Polito, che si sono uniti agli sforzi di ricerca per individuare il disperso. L'uomo non si è scoraggiato, nonostante il freddo e il sopraggiungere della notte, è riuscito ad accendere un fuoco per riscaldarsi e attendere il giorno. Fondamentale per il cinquantenne nelle prime ore del mattino l'aiuto di un pastore.